Continuando a spaziare nelle cime più alte della provincia, vogliamo tra poco far vedere le immagini di un altro comprensorio sciistico, il primo impianto di risalita realizzato nell'entroterra pesarese, quello del Monte Nerone, una vetta della catena appenninica umbro-marchigiana situato nei comuni di Apecchio, Cagli e Piobbico. La sua vetta raggiunge la quota di 1526 metri sul livello del mare, dove venne realizzato nel lontano 1955 il centro trasmettitore della RAI, che consentì di ricevere per la prima volta nel dicembre dell'anno successivo, nel 1956, le prime trasmissioni televisive per tutto il centro Italia. Grazie a quel centro, la cima del Nerone venne servita da due strade che consentirono di scoprire ai più questa bellissima montagna e poco dopo, all'inizio degli anni 60, si pensò di realizzare il primo ski lift e una pista da sci. Da allora il Nerone è stato sempre frequentato da sciatori provenienti anche dalla vicina Umbria. Il dislivello di 1200 metri tra le pendici dove sono situati i paesi di Serravalle di Garda, Pianello di Cagli e la sommità offre una varietà di vegetazione, paesaggio ampio ed interessante. Il comprensorio sciistico di Monte Nerone, recentemente rimesso a punto, è servito da una sciovia lunga 750 metri, con una portata oraria di 600 persone all'ora, che parte da una quota di 1290 metri per arrivare poco sotto la cima della montagna a 1470 di altitudine. I 6 chilometri di piste alternano bellissimi boschi di faggio con aree più aperte dove la vista spazia dai rilievi dell'Appennino umbro-toscano fino al litorale adriatico, regalando un panorama eccezionale su tutto il territorio provinciale. Gli sciatori trovano due ampi e comodi parcheggi proprio sulle piste da sci, mentre alla partenza della sciovia è presente un bellissimo chalet in legno che ospita un ottimo rifugio ristorante che diventa self-service durante la stagione invernale. Sentiamo uno dei responsabili di questa sciovia di Monte Nerone. Come ti chiami? Francesco Martinelli. Ecco, da quant'è che esiste questa pista? Allora, queste sciovie nascono nei primi anni 60. Avevano uno ski lift lungo 650 metri e servivano due piste. Addirittura una pista era coperta con la plastica per effettuare lo sci estivo. Quindi da allora dopo è stato rinnovato l'impianto. L'impianto, finita la vita tecnica, è stato rinnovato 10 anni fa. È un impianto, uno ski lift lungo 650 metri e serve 5 piste. Di queste 5 piste, una è dedicata allo snowboard, con uno snowpark lungo 400 metri dove il divertimento è assicurato. Ecco, per le famiglie invece, chi viene con i bambini c'è qualcosa di diverso, magari della pista, qualche parco giochi nella neve. Per i bambini c'è una pista dedicata lungo la pista numero 1, lunga 200 metri, dove si possono divertire con slittini, eccetera. Arrivare la strada è sempre pulita oppure ci Per sono dei problemi? arrivare la strada è sempre pulita, È garantita, nei ecco. limiti del possibile è sempre pulita. Poi c'è la possibilità anche del rifugio. Poi nel rifugio vengono serviti dei piatti fatti in casa e da quest'anno poi le ultime novità sono l'impianto di innevamento, un anello di fondo nuovo e il noleggio sci, direttamente lassù alla partenza dello ski lift. Avete fatto mai un calcolo quante persone hanno sciato magari negli anni? Ultimamente c'è un'affluenza di 400-500 persone, Ogni ogni domenica. domenica, sabato, domenica e lunedì. Cioè le piste sono aperte solo 3 giorni alla settimana. Le sciovie sono aperte sabato, domenica e lunedì e festivi. Slips on ships. I'm getting so close with what
you said. No, it's not in my head. I can't awaken the dead day after day. Why don't you talk about it? Why do you always doubt that there can be a better way? It doesn't make me want.